È un vero e proprio grido d'allarme quello che lanciamo per il caro energia che sta travolgendo le nostre piccole imprese. Quello che chiediamo al governo è una misura nell'immediato per poter contenere il costo al caro energia che sta veramente travolgendo le nostre imprese, per evitare che in autunno ci sia un ulteriore lockdown energetico. A parlare così Daniele Giangiulli, direttore Confartigianato Chieti L'Aquila. Col caro energia, gas e bollette, molte imprese rischiano di chiudere, non solo le aziende, anche le famiglie che non possono sostenere questi costi. Le nostre imprese tutto questo non possono permetterselo. Allo stesso tempo al nuovo governo andiamo subito a chiedere di affrontare il tema caro bollette, una priorità assoluta per noi, perché le imprese rischiano di ricadere in una nuova recessione e per questo è indispensabile affrontare da subito il problema, perché in una situazione di normalità non dimentichiamoci che le nostre imprese hanno sempre pagato il 40% in più il costo dell'energia rispetto alle nostre analoghe imprese in Europa. Adesso non ce lo possiamo permettere perché le imprese sono già allo stremo e quindi il nuovo governo deve affrontare nell'immediatezza il problema del caro bollette con dei provvedimenti che mirino nell'immediato a contenere sicuramente il costo dell'energia, ma allo stesso tempo bisogna pensare ad interventi strutturali che possano portare le nostre imprese ad avere dei benefici permanenti e duraturi. Poi rimette sul tavolo un argomento spinoso e contrastato. E una volta per tutte si deve affrontare il tema delle centrali nucleari, perché è impensabile pensare che in Francia ci sono 35 centrali e entro il 2035 pensano di farne altre 10, e qui in Italia il tema non è stato mai affrontato per questioni legate ai verdi, alla tutela ambientale. Adesso è opportuno avviare una seria riflessione sul tema delle nucleari, sull'impatto che queste centrali hanno sull'ambiente, ma noi dobbiamo consentire alle nostre imprese e all'intera economia di sopravvivere, perché il tema non riguarda soltanto le imprese. Anche le famiglie non ce la fanno perché devono sostenere costi che nel giro di qualche mese sono stati triplicati. Ma da qui ai prossimi mesi rischiamo di avere delle bollette veramente impazzite, con costi triplicati che vanno a mettere in ginocchio famiglie ed imprese.